partiamo da questo esercizio che ho, come vi ho detto, chiamato esercizio simile esame perché in qualche modo è un sottosovrainsieme di ciò che vedremo all'esame. Sottoinsieme perché la forma dell'esame sarà un esercizio, diciamo, progettuale di questo genere e alcune domande, no, gli altri anni facciamo tre domande e risposta chiusa, sulle parti più teoriche del corso. Sovrainsieme perché probabilmente le richieste che ci sono in questo esercizio, tra l'altro sul sito l'ho messo prima, quindi lo potete, non dovete necessariamente ricopiare tutto, probabilmente non ci stanno tutte nelle 2 ore che avete a disposizione e quindi faremo un sottoinsieme. Adesso questo, il dettaglio di come lo faremo dobbiamo ancora deciderlo, per cui adottiamo il criterio di simil per dire cominciamo ad allenarci in questa direzione che ci serve di sicuro. In realtà gli esercizi d'esame li abbiamo già fatti dalla prima settimana del corso in avanti, nel senso che all'esame avrete domande di questo genere qui. Cioè, dato uno scenario, tal dei tali, c'è da fare un certo insieme di cose. Qui ho elencato tutte le cose possibili. In realtà, come dicevo, l'esame, 2 ore non bastano per fare tutto questo e quindi in qualche modo lavoreremo per sottoinsieme. Però ciò che vi potremmo chiedere a proposito di un caso di studio, il caso di studio è preso pari pari da un esame di luglio scorso, no? Quindi, dopodiché, quello che possiamo chiedere è modellare il processo, creare il modello concettuale, quindi modellare i dati, il modello di casi d'uso, quindi casi d'uso e attori relativi, lo sviluppo di un caso d'uso a livello di user goal, quindi con scenario di successo e vari attributi che hanno i casi d'uso, i mockup grafici relativi al caso d'uso, di solito questi due vanno di pari passo, chiaramente l'uno o perlomeno il punto 5 non ha senso senza il punto 4 da solo potrebbe aver senso, e per fare riferimento alla parte che abbiamo iniziato oggi, quindi diceva i 3 o 1, insomma, alcuni KPI ritenuti più rilevanti per la valutazione del processo, dove si va a vedere soprattutto che siete in grado di esprimere in modo esplicito dei valori, delle misurazioni che abbiano senso e siano, diciamo, valide e oggettivamente misurabili, insomma, tutta questa parte che stiamo vedendo per ultima, no, nel programma del corso. Poi, come dicevo, all'esame ci saranno quelle domandine teoriche che hanno a che fare con il resto del programma, quindi la parte di panoramica sui sistemi informativi, essenzialmente, che abbiamo fatto. Quindi questo è un po' lo spirito. Quindi noi, così, per prepararci, sviluppiamo tutti questi punti, ci metteremo 2 o 3 lezioni, o per volta a farli insieme, va bene. La stessa cosa avete visto che in laboratorio è diventato un esercizio di questo genere, un esercizio che prendere 2 settimane perché non è chiaramente completabile in 1 ora e mezza, ma andiamo già nell'ottica. Finora abbiamo fatto di fatto uno di questi punti per volta, ogni volta magari l'esempio cambiava, c'era da fare o il modello concettuale o il modello di processo su un argomento. Invece adesso proviamo ad allenarci, non tanto con lo sviluppo dei singoli punti, che in teoria lo sappiamo già fare, ma sul riuscire a farli in modo coordinato, coerente, cioè mantenere questo filo logico dall'inizio alla fine. Allora, beh, leggiamo insieme questo testo, non credo che l'abbiamo ancora proposto, no, in nessuna esercitazione, quindi andiamo a pescare ovviamente dai temi d'esame. Allora, il testo dice, gli acquisti della pubblica amministrazione devono essere svolti secondo una procedura ben definita. Tra l'altro questa è una versione semplificata delle norme reali. Se l'ho fatto l'anno scorso, le norme erano più semplici di quanto non siano quest'anno, perché ovviamente man mano che si procede con la semplificazione le cose diventano più complicate. Allora, queste norme dicono che se il valore dell'acquisto è inferiore ai 5.000 euro, allora il proponente deve fornire tre preventivi di diversi fornitori e indicare i fondi su cui graverà la spesa. Quindi qui parliamo di un proponente che è all'interno di una pubblica amministrazione e che desidera acquistare qualche cosa. Il responsabile dei fondi deve autorizzare la spesa, quindi l'ufficio acquisti seleziona il preventivo più basso dei 3 forniti, verifica la disponibilità dei fondi,
e procede a definire l'ordine e a inviarlo al fornitore corrispondente al preventivo inferiore. Adesso qua secondo me il fatto che l'ufficio acquisti verifichi la disponibilità dei fondi è un po' un mismatch di competenze, perché l'ufficio acquisti no, di solito è chi gestisce il bilancio, la parte più amministrativa. Comunque, diciamo gli uffici in generale della pubblica amministrazione. Questo quindi è una procedura relativamente semplice, no? Se l'importo è inferiore a 5.000 euro. Da qualche parte arrivano tre preventivi, di solito è quello che qui è chiamato il proponente, che si preoccupa di produrli, e allora, dopodiché, se ci sono i fondi disponibili, c'è un passo che diciamo, porta alla selezione del preventivo inferiore e all'emissione dell'ordine. Se invece il valore dell'acquisto è superiore a 5.000 euro, l'acquisto deve essere fatto tramite un bando di gara. Come avviene questo bando di gara? Il proponente fornisce una descrizione del bene o servizio da acquistare. Quindi io vorrei una cosa fatta così, che abbia certe caratteristiche, e indica i fondi su cui dovrà gravare no, l'acquisto del bene di quel genere. L'ufficio acquisti, verificata la disponibilità dei fondi, predispone il bando di gara. Aperto, indicando anche il tempo di apertura del bando, quindi entro tre giorni fate la vostra migliore offerta per un dispositivo, un servizio, un prodotto che abbia questo tipo di caratteristiche. Il bando viene poi verificato dal proponente, per essere sicuro che sia scritto la cosa giusta, che non ci siano stati errori di copia e incolla, che può richiedere delle modifiche. Quindi il direttore del dipartimento deve approvare il bando. Il direttore del dipartimento come legale rappresentante è l'unico che ha il diritto di emettere un bando di questo genere, il quale poi è vincolante in fase di aggiudicazione. Il bando quindi viene inviato alla Corte dei Conti per l'approvazione. La Corte dei Conti può approvare, rifiutare oppure richiedere delle modifiche. Oppure non rispondere. Succede anche quello e quindi si applica il silenzio assenso. Qui non è esplicitata come possibilità, ma è poi quella che frequentemente avviene. Una volta ottenuta l'approvazione della Corte dei Conti, il bando viene pubblicato sul portale cosiddetto MEPA, del mercato della pubblica amministrazione. L'indirizzo giusto è questo qua, mercato elettronico della pubblica amministrazione, acquisti in rete PA. Se volete anche lì vedere degli esempi di sistemi informativi fatti male, questo è un altro... Trovate qualcuno che lavora nella PA che ve lo faccia vedere, che sia autorizzato a vedere dei pezzi. Durante il tempo di apertura del bando, i fornitori possono inserire nel MEPA un'offerta per il bando stesso. Allo scadere del tempo di apertura, l'ufficio acquisti visiona l'offerta e sceglie quella più bassa e procede a definire e poi inviare l'ordine. Dicevo, questo era l'anno scorso. Quest'anno, tanto per semplificarci le cose, questa possibilità qui non c'è più. Per cui se noi dobbiamo comprare un cavo da 30 euro, si deve fare tutta quella trafila lì. Questo è proprio l'efficienza. Dopodiché è ovvio che un fornitore che deve registrarsi al MEPA, caricare il preventivo lì, eccetera, eccetera, anziché rispondere a un fax o una telefonata, il cavo da 30 euro te lo fa pagare 60 perché c'è dei costi in più. Ma questo è un dettaglio per chi crea le norme, che sulla carta sono bellissime perché garantiscono trasparenza, efficienza e tutte queste belle cose. Purché non siano KPI, cioè non siano misurabili, va bene tutto. Vabbè, non faccio polemiche ma faccio esercizi. Allora, noi cosa dobbiamo fare a partire da questo? Dobbiamo definire innanzitutto il processo. Un processo che inizia quando un proponente ha un'esigenza e termina quando l'ordine viene inviato al fornitore. Cioè questo testo qui è delimitato nel tempo. Non comprende ad esempio la consegna, la verifica di conformità del bene consegnato, il pagamento o altro. Quindi vediamo, cerchiamo prima di capire dove comincia e dove finisce. Processo di ordinazione. Okay?
Allora, possiamo provare a costruire insieme il modello del processo. Dove, ad esempio, creiamo un diagramma di attività che chiamiamo ordine, ordinazione. Tutto il modello, fatemelo salvare con un nome mira. Ok, quindi il processo in cui si arriva alla creazione di un ordine, processo di ordinazione. Abbiamo i nodi di partenza e di arrivo. E proviamo a descrivere ciò che succede. Allora, in entrambi i casi si parte, andiamo un po' a rileggerci le parti del testo che ci interessa, che il proponente, in un primo caso il proponente fornisce tre preventivi, nel secondo caso il proponente fornisce una descrizione del bene. In entrambi i casi, cosa possiamo mettere a fattore comune? Che il proponente identifica cosa vuole. Cioè, non posso partire dicendo è minore o maggiore di 5.000 euro come primo passo, no? Perché in questo testo ci sono due paragrafi di testo separati, però io non posso mettere come primo blocco del mio processo è maggiore di 5.000 euro. Cosa? Il processo parte, deve acquisire dei dati come prima cosa per poter poi decidere, valutare sulla funzione, in funzione di questi. Quindi c'è un passo precedente che qui non è esplicitato, che è quello che il proponente si sveglia e dice avrei bisogno di comprare una certa cosa. E poi il processo continua in modi diversi in funzione del fatto che questa cosa abbia un costo presunto maggiore o minore di 5.000 euro. Dico presunto perché finché la gara non si è conclusa, i preventivi non sono visionati, non so il costo vero esatto. No, poi c'è tutto da vedere, se un preventivo è 5.010 euro e l'altro è 4.980, che cosa succede? No? Quindi abbiamo un primo passo, dov'è l'activity? Aspetta, l'ho persa, questo qui, in cui il proponente identifica un bisogno di acquisto. Qui stiamo a livello di processo, ricordiamoci, quindi stiamo descrivendo sia le attività svolte dal sistema informativo, sia le attività svolte dalle persone che lavorano. Quindi qui non stiamo ancora dicendo il sistema informativo in qualche modo è coinvolto o no con questo punto specifico, con questa attività specifica. Stiamo dicendo che dal punto di vista logico ci vuole qualcuno che identifichi qualcosa. Sulla base di questo qualcosa, e che poi potremo e dovremo dettagliare quando parleremo del modello concettuale, dovremo fare delle scelte. No? Ci dovrà essere una scelta che ti dice, guarda, a seconda che il mio bene acquistato sia maggiore o minore di 5.000 euro, dovrò fare cose diverse. Giusto? Quindi, se il costo è minore di 5.000 euro, oppure se il costo è maggiore o uguale di 5.000 euro. L'uguale l'ho aggiunto io perché mi pare che nel testo non ne parlasse. È inferiore o superiore e se è uguale, da una delle due parti devo metterlo uguale, altrimenti il mio token muore, lì sta fermo, non sa dove andare quando sto
eseguendo il processo. Allora, qui cominciamo a immaginarci nel sistema informativo, no? Io qui lo posso immaginare in due modi abbastanza diversi, cioè il primo passaggio potrebbe essere già gestito dal sistema informativo, per cui io come primo passo devo già inserire alcune informazioni, tra cui il costo presunto. E allora sarà il sistema informativo che mi fa continuare dal lato sinistro o dal lato destro, perché gli ho già inserito dei dati. Oppure questa prima parte potrebbe essere non gestita dal sistema informativo, ma è nella testa della persona, che sa che se lui ci pensa, decide, sa quanto costa, e se è minore di 5.000 euro, allora attiva un comando del sistema informativo, una voce, una procedura, che dice acquisto con i tre preventivi. Altrimenti attiva una procedura diversa. Quindi questo nodo di scelta può essere o gestito già dal sistema informativo, e quindi vuol dire che nella fase precedente l'utente già interagisce col sistema informativo per fornire le informazioni sulla base del quale il sistema fa le scelte, oppure può essere semplicemente il processo decisionale interno della persona che poi decide di attivare questa o quest'altra azione, che adesso andiamo a dettagliare a seconda dei casi. Il processo è lo stesso in entrambi i casi. Il processo tratta di informazioni che vengono scambiate, di eventi che succedono, di priorità, di, no? Cosa deve succedere prima e cosa deve succedere dopo, di compatibilità e incompatibilità tra le azioni, non dice chi fa che cosa, non dice quali azioni sono puramente svolte dalle persone e quali sono svolte dal sistema informativo. Il processo dovrebbe mappare come avvengono le cose in un'azienda e poi il sistema informativo, magari via via crescendo, riuscirà a coprire la parte sempre maggiore dei processi. Ok. Cosa succede nei due casi diversi? Allora, i due casi diversi a che punto si ricongiungono, ad esempio? Cioè, hanno una coda comune? Io credo che la coda comune sia solamente questa, inviarlo al fornitore, inviare l'ordine. Cioè, alla fine, questi due processi sono entrambi processi che, forse c'è anche un altro passo, che è quello di selezionare il preventivo con l'offerta, qui si chiama offerta, la si chiama preventivo, con l'importo inferiore. In entrambi i casi va fatto. Ciò con cui si differiscono i due processi è le modalità con cui ottengo le offerte da selezionare. Nel primo caso in modo informale, basta averne tre, nel secondo caso in modo formale attraverso un bando di gara. Però possiamo immaginare che ci sia una parte finale del processo che è comune. Mi faccio spazio ovviamente qua, in cui le due attività si ricongiungono e svolgono due passaggi finali, che sono la selezione dell'offerta più conveniente e il secondo passaggio è l'invio dell'ordine al fornitore corrispondente. E qua finisco. Usare il mouse in piedi è una delle cose che porta a errori. In mezzo ho dei processi differenti. Quello di sinistra è più facile, no? Perché mi richiede che
il proponente produce, ottiene tre preventivi, almeno tre preventivi. Questo almeno l'ho aggiunto io, mi pare che il testo parlasse di tre preventivi e basta, ma se io voglio farlo posso anche darne tre e quattro. E poi il proponente deve fornire tre preventivi di diversi fornitori e indicare i fondi su cui graverà la spesa. Il responsabile dei fondi deve autorizzare la spesa, l'ufficio acquisti seleziona il preventivo più vasto, verifica la disponibilità dei fondi e procede a definire l'ordine. Quindi devo fornire, per andare avanti con l'acquisto, il proponente deve avere i preventivi in mano e l'indicazione dei fondi. Andiamo a vedere se c'è qualcosa in comune con l'altro caso. Nell'altro caso, vabbè, i preventivi sicuramente no, sono gestiti in un modo completamente diverso. I fondi, dunque, deve definire, indica i fondi su cui graverà, l'ufficio acquisti verifica la disponibilità dei fondi, quindi la verifica della disponibilità dei fondi c'è in entrambi i casi. Non mi sembra che ci siano dei vincoli temporali diversi. Nel senso che, vabbè, è raccontato in modo diverso, ma dice l'ufficio acquisti seleziona il preventivo più basso, virgola, verifica la disponibilità dei fondi. Però sono due elementi che non debbono essere prima questo e poi quell'altro. La verifica della disponibilità dei fondi posso anche farla prima di prendere i preventivi in mano, prima di verificare qual è quello più basso. No, sono azioni che mi sembrano abbastanza indipendenti. E così come l'ufficio acquisti verifica la disponibilità dei fondi e poi, ecco, il vincolo temporale è qua, e poi predispone il bando di gara. Cioè ovviamente non ha senso fare una gara se non, se non sono sicuro di avere i fondi su cui comprare il bene. Allora questo mi fa dire che la verifica dei fondi nel primo caso deve avvenire prima di definire l'ordine, nel secondo caso addirittura prima di creare il bando di gara. Quindi prima lo faccio meglio è, in certo senso. Posso addirittura pensare che comunque l'indicazione dei fondi va fatta prima di ottenere i preventivi o... Cioè potrei addirittura, no, rileggendo questa cosa, mi verrebbe da metterlo prima di questo nodo di scelta, perché comunque è un processo che faccio in entrambi i casi. Il proponente definisce i fondi, l'ufficio acquisti verifica la disponibilità dei fondi. Poi, se i fondi non sono disponibili, il processo lo chiudiamo già lì. Se invece i fondi sono disponibili, possiamo andare avanti, allora il processo continua in modo diverso in funzione del costo presunto. Perché altrimenti rischiamo di dover duplicare nei due rami la stessa operazione. Quindi, facciamo spazio e diciamo che il proponente identifica i fondi, e l'ufficio acquisti verifica la disponibilità dei fondi, del fondo indicato. A questo punto è una verifica la disponibilità, questa disponibilità può essere sì o no, e quindi se non ci sono fondi disponibili, il processo termina prematuramente, nel caso in cui i fondi siano insufficienti. Se invece i fondi sono sufficienti, vado avanti.
se avessimo deciso di costruire questo processo con le swim lanes, avremmo almeno due, una è l'attività che fa il proponente e l'altra quella che fa l'ufficio acquisti. In questo caso il terzo blocco sarebbe l'ufficio acquisti. Scusa? In questo caso non era richiesto né una cosa né l'altra, quindi abbiamo cominciato così. Lei non è, o ve lo richiediamo esplicitamente, se no è un modo, è una, se vogliamo, una rappresentazione grafica diversa, perché qui abbiamo il proponente, è semanticamente equivalente a mettere i blocchi in una colonna che si chiama proponente, cioè l'informazione deve esserci comunque, no? Quindi chi fa, chi svolge, chi è responsabile di quel processo, o lo scrivo oppure lo rappresento graficamente. Non c'è più o meno lavoro a farlo in un modo o nell'altro, no? L'informazione è la stessa. Ok, allora a questo punto ci siamo tolti dai piedi la verifica di solvibilità, diciamo, dell'acquisto. E quindi si può procedere nel passo di sinistra, siamo quasi a posto, nel senso che andiamo a leggere l'acquisto inferiore. Il proponente deve fornire tre preventivi diversi, l'abbiamo messo. Indicare i fondi su cui graverà la spesa, in realtà l'abbiamo anticipato. Il responsabile dei fondi deve autorizzare la spesa, quindi l'ufficio acquisti seleziona il preventivo più basso, verifica la disponibilità dei fondi, l'abbiamo già fatto. Ci manca l'autorizzazione della spesa da parte del responsabile dei fondi, che è una persona diversa dal proponente. Cioè, io voglio comprare questo, propongo di comprare questo, ma il responsabile dei fondi sono i suoi, paga lui. Allora, ovviamente ci vuole la sua verifica. E poi la selezione del preventivo più basso. A quel punto si invia l'ordine, ma l'invio dell'ordine ce l'abbiamo, selezione dell'offerta e l'invio dell'ordine ce l'abbiamo già. Quindi ciò che ci manca essenzialmente è l'autorizzazione della spesa. Quindi, il proponente ha i tre preventivi, ha già indicato il fondo, ci sono, diciamo, c'è giacente sufficiente su quel fondo, mi serve che il responsabile dei fondi approvi la spesa. Allora, se fosse la swim lane, se avessimo la swim lane, qua ce ne sarebbe una terza. Approva la spesa. Approva la spesa, non è che è obbligato ad approvare la spesa. Alla fine l'esito può essere l'ho approvata oppure non l'ho approvata. Quindi può approvare o rifiutare, quindi anche qui abbiamo una scelta. Nel caso in cui la spesa sia approvata vado avanti. Nel caso in cui la scelta sia rifiutata, beh, in questo caso non mi dice cosa devo fare. Possiamo ipotizzare di morire. Se il processo fosse più complesso si tornerebbe a una ridefinizione della cosa. Ma di solito in questi processi io prima di dire compro una certa cosa sui soldi di un altro mi sono messo d'accordo con quest'altro parole, no? Per cui quando gli arriva la richiesta l'altro lo sa già, e tendenzialmente approva. Però ovviamente il sistema informativo deve ovviamente prevedere il caso in cui non approvi, allora il processo può essere fermato, dico, vabbè, non ha approvato, finisce lì. E direi che il lato sinistro ce l'abbiamo abbastanza completo, no? Il proponente identifica un bisogno, identifica i fondi, l'ufficio acquisti verifica la disponibilità dei fondi, i fondi devono essere sufficienti, se il costo è minore di 5.000 euro, il proponente ottiene almeno tre preventivi, il responsabile del fondo approva la spesa, se lo approva viene selezionata l'offerta più conveniente e viene inviato l'ordine al fornitore.
forse mancano due cose, questi due ultimi blocchi siamo stati un pochino imprecisi perché non abbiamo detto chi fa le cose, quindi l'ufficio acquisti seleziona l'offerta più conveniente, seleziona, per essere più precisi, lo scriviamo, e idem ufficio acquisti invia l'ordine al fornitore. Invia l'ordine al fornitore. Nell'altro caso le cose sono ovviamente più complesse. Allora, quello che possiamo fare per evitare di complicarci la vita qui potrebbe essere quello di indicare un'attività complessa e fare il disegno a parte di come si svolge il bando di gara. Quindi questo lo possiamo chiamare acquisto tramite gara. E quindi questa action 2 che avevamo messo lascia il posto a un'attività complessa in cui si descrive il processo di acquisto tramite gara. Processo di acquisto tramite gara che deve iniziare con l'indicazione, cosa riceve in ingresso questo signore? Questo signore riceve in ingresso il bisogno di acquisto, cioè che cosa devo comprare, e i fondi su cui questi devono essere pagati. Cosa deve produrre in uscita questo acquisto tramite gara? Deve produrre un insieme di offerte, che sono le offerte esito della gara, tra cui poi viene selezionata quella più conveniente. Quindi questo è un processo che parte sapendo già cosa devo comprare e su che fondi devo pagarlo, e in più so già che quei fondi sono disponibili. E poi a fine della gara devo avere un elenco di offerte che sono, diciamo così, le risposte dei vari fornitori proponenti alla mia gara. E come si svolge questo? Doppio clic, entriamo nella sottoattività, che avrà anche lei un punto di inizio e un punto di fine, ma ovviamente sono punti di inizio e di fine relativi. E andiamo a rileggere come si svolge la gara. Leggendo buttiamo via tutto ciò che abbiamo già rappresentato, no? Quindi il valore dell'acquisto, l'acquisto deve essere fatto tramite un bando di gara, abbiamo detto, il proponente fornisce la descrizione del bene o del servizio da acquistare, indica i fondi su cui graverà. Allora, questo qui fornisce una descrizione del bene o servizio da acquistare. Domanda, lo faccio qui? Cioè chiedo al responsabile a questo punto di fornire una descrizione del bene da acquistare, oppure l'ha già fatto qua, quando si parlava di bisogno d'acquisto. Secondo voi? Allora, dipende se avete la mente burocratica o la mente operativa, secondo me. Se la mente burocratica direbbe no, lo metti lì, così ce l'ho già, ho già tutta la descrizione, se poi mi serve la uso per fare la gara. Dopodiché, operativamente, un conto è l'informazione che mi serve per fare tre preventivi da 100 euro. No, voglio un cavo, che ne so, tre cavi HDMI, costano 30 euro l'uno, fa 90 euro. Un conto è la stessa informazione, o meglio, specificare l'informazione che andrà a finire in un bando di gara. Tra preventivi, io alzo il telefono a tre fornitori diversi, dico mandami una mail col preventivo di una certa cosa. Posso anche dirti, guarda, voglio quell'oggetto lì, dimmi quanto fa.
In alcuni casi per, beni di consumo il preventivo potrebbe essere già addirittura un listino su un sito online o su un listino cartaceo, quindi non necessariamente il preventivo deve essere personalizzato su richiesta. Viceversa, la descrizione del bene o servizio che va a finire nel bando di gara è scritta, deve essere scritta con criteri ben specifici. Ad esempio, nella descrizione non posso indicare la marca e il modello del bene che voglio acquistare, perché questo in teoria io dovrei specificare, per legge, io devo specificare i requisiti, le caratteristiche di ciò che voglio acquistare, sarà poi il fornitore a propormi certe cose. No, quando io dico voglio comprare una macchina, non posso dire voglio comprare una Fiat. È vietato scriverlo nei bandi di gara pubblici, identificare il fornitore specifico o il costruttore specifico o il modello specifico. Per questo esempio, se chi vuole comprarsi un Mac non può scrivere Mac, perché quello identifica in modo univoco il produttore e quindi si gioca di perifrasi in modo che poi alla fine la gente possa offrire solo quello, perché vincola il sistema operativo, il tipo di interfacce, che ne so, abbia interfaccia Thunderlight, come si chiama, e quindi di fatto porti lì. Questo mi fa dire che la descrizione che devo fornire nel caso in cui debba uscire una gara è molto più estesa sicuramente e anche molto più controllata rispetto all'informazione che mi serve per prendere i preventivi di basso costo. Allora, dal punto di vista operativo, se penso alle persone che devono fare questo lavoro, mi sembra inutile fargli fare il lavoro completo se in realtà non serve. Per cui io personalmente lo indicherei in questo punto. Cioè, adesso che so che devo emettere un bando di gara, ti chiedo per favore di essere completo e pignolo nella descrizione di ciò che intendi comprare. Prima magari ti ho chiesto solo una riga, un titolo e il prezzo. Una volta che il prezzo è superiore a 5.000 euro, ti chiedo anche una descrizione più estesa e più formale. Altrimenti io non te la chiedo. Quindi personalmente lo metterei qua. Quindi diciamo che il proponente fornisce una descrizione, come si chiamava qua? Sì, del bene o servizio da acquistare. E non gliela chiedo prima. Però come sempre è una scelta, se voi avete scelto, fatto un ragionamento diverso, ho scelto di chiederlo all'inizio, non era di per sé sbagliato, perché in entrambi i casi si rispettavano i requisiti scritti. Era più semplice per il sistema, il quale aveva subito all'inizio tutti i dati che gli servivano, poi andava avanti, un po' più faticoso per l'utente. Poi andiamo avanti, indica i fondi, non l'abbiamo già fatto, l'ufficio acquisti e verifica di disponibilità dei fondi l'abbiamo già fatto, era una parte comune, e poi predispone il bando di gara, indicando anche il tempo di apertura del bando, questo non ci serve a livello di processo, ma predispone il bando di gara sì, quindi l'ufficio acquisti predispone il bando di gara. Eccolo qui. Indicando che deve... Il bando viene poi verificato dal proponente, che può richiedere delle modifiche. Quindi, il proponente verifica il bando. Nel caso in cui ci siano delle modifiche da fare, si torna indietro. Quindi abbiamo una cosa del genere. Il componente verifica il bando, se non va, torna qui.
altrimenti va avanti. In questo caso significa che sono necessarie delle modifiche. Questo è un loop in cui vedete che il nodo di convergenza precede il nodo di scelta. Quindi qua non è necessario indicare nessuna condizione, perché il ramo di uscita è uno solo. Le condizioni ci sono solo quando ho più rami di uscita alternativi. Se il bando è a posto, non sono necessarie modifiche, cosa succede? Il direttore del dipartimento deve approvare il bando. Quindi, passo successivo, facciamoci un po' di spazio. Stoppolo, va bene. Il direttore del dipartimento approva il bando. Questo avviene se, come dicevamo, nessuna modifica. Se nessuna modifica viene richiesta dal proponente al bando. Il direttore del dipartimento approva il bando. Questo è un atto formale, non c'è un sì no. Addirittura il testo dice che il direttore del dipartimento deve approvare il bando. Perché in realtà ci vuole l'approvazione formale, ma in questo processo non c'è un suo giudizio che decide sì lo approvo o no non lo approvo. Deve mettere la firma essenzialmente. Perché formalmente lui è responsabile, ma prima c'è stata tutta l'istruttoria, la verifica della disponibilità dei fondi, eccetera, eccetera. E quindi a valle di questo non ci metto un blocco di scelta che dica se non lo approva non si fa nulla. Il bando quindi viene inviato alla Corte dei Conti per approvazione. Allora qui abbiamo la tipica comunicazione esterna in cui emetto delle informazioni e aspetto, quindi invio del bando alla Corte dei Conti e poi aspetto che loro rispondano. Risposta della Corte dei Conti. Ok, quindi ricordiamoci che questo diagramma ci racconta come lavora il token. Allora, qui viene inviato il bando alla Corte dei Conti, quindi si invia un segnale verso l'esterno del sistema informativo, quindi non è un altro attore, un'altra dream lane, è proprio il mondo esterno. E poi il token arriva qui e qui si ferma fino a quando non arriverà un segnale in ingresso dall'esterno. Ok, quindi questa è un'attività di tipo asincrono, cioè da qualche parte nella Corte dei Conti ci sarà un processo che parte e arriverà con una risposta che arriva qua. Quindi la freccia in uscita da questo blocco in realtà posso uscire solamente dopo che sarà arrivata la risposta. La risposta può essere di tre tipi, approva, rifiuta oppure richiedere delle modifiche al bando. Allora, rifiuta è definitivo, accetta mi permette di continuare, modifica mi obbliga a tornare indietro. Allora, quindi una volta che mi è arrivata la risposta, vado a vedere qual è la risposta. Se rifiuta, termina. Se modifica, torna indietro, quindi modifica, torna indietro dove? Torna indietro qua, essenzialmente. Nuovamente, dove l'ufficio acquisti deve fare le modifiche che la Corte dei Conti gli chiederà. Quindi partiamo da questo perché abbiamo già tutto. Torniamo su lì. Cerchiamo graficamente di far capire cosa succede. Quindi questo è il caso
modifica. Poi c'è il caso invece rifiuta, e allora è finita la storia. Quell'altro me lo tengo buono per dopo. Oppure vado avanti, accetta. Se la Corte dei Conti accetta, viene il bello, perché non abbiamo ancora mica finito. Finalmente possiamo pubblicare il bando. Una volta il bando viene pubblicato sul portale MEPA. Quindi, anche qui c'è di nuovo un passaggio asincrono, che è la pubblicazione del bando sul portale MEPA. Nel caso in cui la Corte dei Conti, abbiamo detto, accetta, approva, approva o accetta, approvare, approva, sbagliato. Pubblico e poi il mio processo va a dormire, perché nel frattempo possono passare, non so, 2 settimane di tempo affinché i fornitori forniscano le informazioni, le proprie offerte. Che cos'è che mi sblocca? Qual è l'evento che mi fa proseguire? Non è la ricezione di un'offerta, ma è lo scadere del bando. Quando il bando scade vado a vedere tutte le offerte che ho ricevuto. Non so, non vedo, non vengo coinvolto man mano che il singolo fornitore pubblica la sua offerta. Quindi se l'evento di sblocco è un evento semplice, è un evento puramente temporale. Quindi in realtà potremmo anche indicarlo con la clessidra. Preferisco indicarlo come un evento, immaginando che il portale pubblica amministrazione mi notifichi che il bando sia chiuso. Perché lui magari lo chiude 10 minuti dopo, prima del timer che ho messo io. Cioè non basta il passare del tempo. Io devo essere sicuro che al termine di questo tempo il bando si sia effettivamente, dal punto di il portale MEPA l'abbia effettivamente chiuso. Per cui quando io vado a leggerlo trovo le offerte. Se l'orologio suo del Ministero fosse più lento, oppure se aggiornasse solamente alle ore 24 e io invece il tempo, il mio orologio l'ho fatto scadere alle 17, rischierei di andare a vedere i risultati. Se mi basassi puramente, no, sul fattore tempo come elemento sbloccante non sull'evento, potrei dire qui, vai a vedere tra 15 giorni ad esempio. Stai buono tra 15 giorni e poi vai avanti. Il problema è che a livello di processo devo essere sicuro che quando vado avanti l'informazione ci sia. E il tempo non è detto, no? Magari il portale MEPA ha avuto dei problemi, ha ritardato di 2 giorni, c'era un festivo in mezzo, non lo sappiamo. Quindi io preferisco avere in questo caso, poiché dipende dal fatto che altri completino la loro operazione, io non vado alla cieca dicendo, vabbè, di sicuro ha completato, quindi vado. Ma mi faccio dire che hanno completato. In questo senso lo uso come ricezione di segnale asincrono. Alla chiusura del bando che cos'ho? Avrò le offerte. E quindi di fatto vado a recuperare le offerte recupera dal portale MEPA. E poi posso uscire, perché uscendo da questo ho proprio la frase seleziono l'offerta più conveniente. E quindi continua direttamente con queste offerte che sono arrivate da un processo molto più complicato.
Deve avere? Sì, sì. Mancano i soggetti, hai ragione. Sono stato troppo pigro nello scrivere. Il direttore del Dipartimento per il Bando, qui è l'ufficio acquisti. Invia il bando alla Corte dei Conti, qui il soggetto è la Corte dei Conti, quindi sempre l'ufficio acquisti, pubblica il bando sul portale. E poi l'ufficio, sì, diciamo l'ufficio acquisti. Nel senso che è competenza dell'ufficio acquisti, poi probabilmente questa operazione di recupero avviene in automatico, il sistema informativo se lo legge. Ma no, no, io non userei il sistema qua, perché qui lavoriamo in termini di unità organizzative che possono essere supportate da un sistema informativo che vi aiuta in alcune attività. Questa descrizione va bene sia che facciamo tutto in modo cartaceo, sia che facessimo tutto in modo automatizzato. Non mi impegnerei a dire qui cosa fa il sistema e cosa non fa. È una scelta successiva, no? Ecco, l'ho lasciato fuori, mi accorgo che ho lasciato fuori questa frase qui. Durante il tempo di apertura i fornitori possono inserire un'offerta per il bando. Perché questo in realtà non mi tocca minimamente. Perché questo è un processo che è nella pancia del fornitore, il quale probabilmente vedrà il MEPA e farà le offerte, e è un processo che è gestito dal MEPA, quello di ricevere le offerte dal fornitore. Il mio sistema informativo non è coinvolto in questo, neanche il mio processo non è coinvolto in questo. Il mio personale deve fare quello, deve fare qualche cosa relativamente a quell'azione. Se vediamo il processo nel suo complesso molto ampio, interaziendale, allora potremmo voler modellare anche quello. Ma allora dovremmo anche modellare la Corte dei Conti con l'omino che va a leggere il bando e diciamo, è valutato. Invece noi abbiamo in qualche modo esternalizzato queste parti del processo dicendo che okay, sono parti di processo che qualcun altro dovrà fare. Io mando un segnale affinché queste partano e poi aspetto che mi dicano che hanno finito. E vado a vedere il risultato. Non, non descrivo nel mio processo ciò che fanno gli altri, non mi tocca minimamente e non mi vede coinvolto né come sistema informativo né come personale. Perché se dovessi dire chi è il soggetto, l'unità organizzativa che deve compiere queste azioni, questa attività, sicuramente è esterna al mio sistema informativo, alla mia azienda. Sappiamo che esiste, ma non ci tocca direttamente. Ne vediamo gli effetti qui, perché ci troviamo delle offerte che qualcuno ha inserito. Poi ciò che succede in realtà, come sempre, è più complesso, nel senso che magari tu hai dei fornitori di fiducia a cui dici guarda che ho immesso un bando nel MEPA, per favore vai a guardarlo perché il sistema di una tal farraginosità che tante offerte rischierebbero di andare, non, cioè tanti bandi rischierebbero di non essere, di non avere nessuna risposta perché i fornitori non sono lì continuamente che guardano se c'è una cosa a 200 euro da poter vendere, con pagamento a 120 giorni o giù di lì. Quindi, però questo è ovviamente è esterno a questo tipo di processo, il fatto di sollecitare i fornitori a fare delle offerte, cosa che non avviene in automatico. Ok, direi, ci manca questa freccia qui.
sistema approvazione. Sì, in realtà ci sarebbe ancora un punto che non abbiamo appunto specificato, perché non era citato qua, è che cosa succede se non ci sono offerte. Se ci sono zero offerte, cosa capita? Perché qua seleziona l'offerta più conveniente, se ce ne sono zero, questo processo qui non ha senso. Non fare il minimo di un insieme di zero elementi è un errore logico. Quindi a rigore dovremmo controllare qui che ci sia almeno un'offerta. Perché dal ramo sinistro, noi abbiamo sviluppato prima il ramo sinistro, eravamo sicuri che ce ne fossero almeno tre. Dal ramo destro non è detto. Per cui magari aggiungiamo questo controllo in più, che sicuramente non fa male. Per cui andiamo avanti solamente se numero offerte maggiore o uguale a 1. E se invece ho 0 offerte, che cosa faccio? Tendenzialmente dovrei riaprire la gara. Poi qua potrebbe esserci un passaggio decisionale in cui decido se riaprire la gara oppure no, ma se la cosa mi serve lo faccio. Quindi se ho 0 offerte, dovrei riaprire la gara, quindi andare qui. Così. Quindi arrivo di qui quando apro la gara per la prima volta. Faccio tutta la gara, la espleto, la approvo, eccetera, eccetera, poi a un certo punto mi accorgo, quando sono arrivato alla fine, che non ho offerte. No, aspetta, fammelo mettere qui. Ho sbagliato. Conviene metterlo qua. Ho 0 offerte, torno su. Se no, vado avanti. Così il loop ce l'ho tutto sul ramo destro e non vado, perché altrimenti quello che avevo disegnato non era strutturato, non mi piaceva molto. Semanticamente è la stessa cosa, ma così più ordinata, più strutturata. Quindi se il costo è maggiore di 5.000 euro, faccio una gara, tutta la procedura. Se nessuno ha risposto, ricomincio da capo. Comincio da capo, magari a questo punto vado, visto che sono ricominciato da capo, posso modificare questa descrizione, magari per, no, renderla più appetibile ai fornitori. Se no, a questo punto posso selezionare l'offerta più conveniente e mandare l'ordine d'acquisto. Però questa è una scelta. Un'altra scelta possibile era: se il numero offerto è uguale a 0, mi fermo. Visto che il testo non specificava nulla in questo caso, qualunque scelta noi facciamo è sicuramente adeguata. Ok, questo conclude, è un modo di concludere, probabilmente ce ne saranno altri 10, il primo punto di questi qua richiesti, il modello del processo. Poi ci rimangono gli altri, ma siamo obbligati a aspettare fino a giovedì prossimo. Ma voi, se volete cominciare a provarli, così
confrontiamo magari quello che faccio io con quello che avete fatto voi, se volete cominciare a guardarlo. Buona serata.